feel alive. And the world. Rientriamo in diretta qua in studio con Dominio Roma Futura sulle note di questa colonna sonora, caro musicante, colonna sonora di un cult, Kill Bill, yes, targata Tomoyasu Otei.
Vedi? Kill Bill è diretto da Tarantino, quindi grande, grande film e grande colonna sonora che ci anticipa un po' quello che andremo a vivere più tardi, però non svegliamo di non più. Non svegliamo nulla, anzi ringraziamo per chi ci ha suggerito questa perla, che comunque noi le colonne sonore, ragazzi, non le passiamo sempre, no, però comunque... No, Selvaggi, Selvaggi, sì, esatto, Selvaggi, grande cult con Fabrizio anche, che vedo che già sfoglia il giornale. Chissà se ha sfogliato i giornali di moda questa settimana invece la nostra Giulia Morigoni. Buonasera cara. Buonasera, buonasera. Allora, cara Giulia e cara Remolacia, vi vedo abbastanza prese con i vostri... No, soprattutto Remolacia, scusa Giulia, ma a te non ti vedo. Vedo la Remolacia che twitta, vedo che cerca notizie. Insomma, ci sono stati Davide di Donatello, ci sono state tante tendenze, abbiamo visto anche delle curiosità. Insomma, partiamo un po' da Remolacia con le tendenze del momento e poi vediamo anche con la nostra cara Giulia se riusciamo magari anche a vedere di commentare qualcosina. Prego Remolacia. No, veramente questa sera, più che parlare delle tendenze del momento che abbiamo trattato l'altra volta, volevamo parlare degli outfit del David. Ok. Gli outfit del David più o meno? Allora, ci sono diversi pareri sugli outfit. Diciamo che ha colpito molto, forse anche per il discorso, l'abito che indossava Valeria Bruni. Tedeschi. Ok. Discorso bellissimo. L'abito a me non ha fatto impazzire, sinceramente. Era di, non so se posso dirlo, di chi era. Beh, perché no? Ok, di Armani. No, no, non si poteva dire. Che miseria, non si poteva. Adesso verrai deferita. Allora, vabbè ragazzi, ciao, io vado. Prego portiere, buttiamola fuori dalla finestra. Eccola. Va bene, andiamo avanti. Non so se a Giulia è piaciuto l'abito. Giulia, a sì. L'abito? A me è piaciuto. Non l'ho trovato spettacolare, devo essere sincera. Non è stato il migliore, però tutto sommato, beh, non l'ho trovato il migliore, non l'ho trovato il peggiore, ecco. Ma il colore rosso ti piaceva, quindi? Cosa? Il colore, il rosso ti piaceva? Il portiere è stato molto preso comunque dai Davide. Non era rosso! Vedo Fabrizio che intanto è rota. Vabbè, facciamo questa rubrica, ragazzi, un secondo, questa sera siamo molto euforici. Beh, io... Prego. Puoi spegnere un attimo il... Chiudiamo il microfono intanto a loro, grazie. Grazie. Anche al musicante, anche se non sta parlando. Sì, il musicante, chiudiamo il microfono, grazie regia. Prego, solo perché sono arrabbiata con lui. Vai. Ok, e qual è secondo te il vestito più bello, Giulia? Lo Schiaparelli, secondo me. Ok, quindi quello di Valentina Ludovini. Esatto, esatto. Sì, no? Nero, bellissimo. Quello sì. Anche quello di Valeria, secondo me è stato il più bello. Me. Scusa, non t'ho sentito bene. Quello di Valeria Bilello anche. Molto bello, devo dire. Il Vuitton, se non sbaglio? Sì. No, invece a me quello non è piaciuto per niente. A me molto. A me non piaceva il pezzo sopra con gli inserti bianchi sulla spalla, non lo so. Non... A me piaceva invece questo contrasto tra il bianco e il nero. Su questo siamo proprio contati. Giulia, io so che tu comunque ami molto anche il colore nero, lo dico male. Sì, io appassionata di nero. Total black, Remolacia, può andare in una festa secondo io te? Io amo il total black. Stranamente oggi ho una maglia bianca, ma in genere sono sempre vestita di nero. Quindi le tendenze per la primavera, come abbiamo detto l'altra volta... No, le tendenze, vabbè, il nero è sempre di tendenza, quindi non è il nostro caso, nel senso, siamo sempre di tendenza io e Giulia. Però i colori sono il fucsia quest'anno, il verde, il celeste, il beige. Il giallo no? Più l'anno scorso, anche quest'anno, però naturalmente bisogna saperlo mettere. Scusatemi un attimo, c'è Fabrizio che vuole dire una cosa. Buono, un secondo. Io per la primavera avrei preferito un giallo, no? Dipende da che colore, la tua carnagione di che colore è. Per la mia che è bianca? Tu non sei bianco come me. Se me lo metto io non mi sta bene. Se lo metti tu che sei un po' olivastro, sì. Però ricordati che sei un maschietto, eh.
Eh beh sì, Fabrizio, sei un maschietto. Questa è la... Allora, chiudiamo il microfono per favore a Fabrizio. Grazie. Grazie. Allora, Remolacia, per quanto riguarda invece l'outfit a livello di shoes, scarpe, parliamo un po' anche di scarpe, visto che l'altra volta non ne avevo parlato, no? Giulia, le scarpe, questo periodo è un po' difficile la scelta, soprattutto per le donne. Che consigliamo? Chi parla? Vai tu, aspetta. Un attimo, che qui c'è un problema in casa. Vabbè, allora partiamo da Remolacia, via. Ah, pronti? Vado? Vai. Allora, quest'anno tornano di gran moda le scarpe con la para molto alta, che avevamo rivisto anche 2 anni fa. Quest'anno tornano. Sandali, scarpe da ginnastica, anche sneakers, cosa che io non amo le sneakers, quindi non le metterei mai, però magari un bel sandalo con la para alta, un strong, bello rock and roll, sì, quello sì. Altrimenti sandali con il tacco non troppo alto, parliamo di un 3 cm, molto retro, molto belli, con il cinturino alla caviglia, super colorati, glitterati... Ti vedrei bene, Pampa, con un sandalo del genere. Un glitterato? Sì. Glitterato come la maglia più o meno della nostra ospite, che non sveliamo perché insomma ci ha raggiunto qua in studio. Ancora più glitterato. Ancora più glitterato. Un bel rosa shocking glitterato per i tuoi balletti sarebbe il top. Beh, per la Pampa Dance. Sì. Invece Giulia che consiglia? Sentiamo un po'. Io ultimamente mi sto riconvertendo alla punta, che ci ho messo un po' per farmi la... Ah, io per farmela. Io ero abituata alla punta stondata, invece adesso però ormai mi sono convertita e quindi la amo sempre di più, e anche al tacco non troppo alto. Io invece sempre amante dei tacchi vertiginosi, e ho cambiato completamente il tipo di scarpe e le sto apprezzando, quindi sì, iniziano di nuovo a piacermi, ecco, quindi la scarpa col tacco più basso e secondo me è ancora punta. Più sexy del tacco alto, il tacco più basso, devo dire la verità. Sì. Ma non lo so, questo non lo so. A me piace di più. Musicante, tacco alto o tacco basso? Tacco medio. Vabbè, dipende da dove andare, naturalmente. Se il musicante ha una festa, magari in charm. Magari ha tacco alto. Ma io no. Magari un aperitivo va bene il tacco basso, di una serata a cena fuori il tacco ma più alto. Dipende pure dal vestito, no? Secondo me. Non dovete vedere. Sì, certo, però ci sono alcuni vestiti che stanno bene sia con quello basso che con quello più alto. Magari pure dall'altezza, se già sei alta 1,80, vabbè, se ti metti pure un tacco. Il tacco alto io non lo metterei, ma ho la fortuna di essere 1,64, quindi lo posso mettere sempre. Ecco, benissimo. Portiere, invece. Lei tacco alto, tacco basso, insomma tacco matto. Bene, tacco matto. Prego, ti ho chiesto se puoi spegnere il... Chiudiamo il microfono, grazie regia. Scusa, ecco fatto, a posto, chiuso. Ma tutta la sera, non solo adesso, tutta la sera. No, è chiuso il microfono, purtroppo non possiamo, mi dispiace. Ma che è successo oggi in radio? Niente, siamo molto euforici perché comunque è una bella serata. Ormai è primavera, si comincia a uscire. Perché oggi è il Pampa Day, Giulia. Oggi è il Pampa Day, hanno visto da Magnà e tutti felici, insomma. Abbiamo visto le calorie. È chiuso, scusate, aprite il musicale. No, tutti chiusi. No, volevo dire solo tagli di tacco, tagli di punta. Chiudiamo. Giulia, ti posso fare una domanda invece per quello che riguarda una serata in discoteca? Perché adesso è un periodo che uno non si sa come si veste, cioè fa caldo, fa freddo, non capisco. Ma io più che altro volevo sapere com'è vestita stasera Giulia. Anche brava, è brava Remolacia. Applauso per la Remolacia che mi ha fatto una bella domanda. Grazie. Allora, vado, devo dire come sono vestita veramente. Vai. Io porto uno stivaletto nero con il tacco oro, un paio di calze un po' troppo pesanti perché quelle leggere le ho strappate mentre le indossavo. Sì, esatto, perché è in ritardo, metti, strack. Quindi niente, poi ho un abito di pelle, tipo un tubino stretto, monospalla con la manica lunga e la spallina bombata, l'altra sei parte ovviamente non ha la manica. Sì. Sì, e sopra per coprirmi così tanto ho una maglia trasparente.